Siete pericolosi e con Teatro siete di una pericolosità pazzesca. Il suo collega c'era anche più tempo. Sì, allungabile ora. Pronti? Direttore, una giornata estremamente importante sul fronte del Covid, ma soprattutto della ripartenza. Sì, una giornata straordinaria, in un reparto. L'ospedale ritorna a essere utilizzato per pazienti no Covid, questo perché le bolle Covid si stanno progressivamente riducendo, questo significa un ritorno alla normalità. Dottore, insomma, sono stati mesi difficili, mesi complicati, che sensazione è rivedere dei reparti liberi, poter rientrare in ospedale in maniera, diciamo, anche più tranquilla? Per noi è una rinascita, direi, perché abituati da un anno quasi e mezzo a seguire quasi esclusivamente pazienti Covid ricoverati e vedere altri pazienti magari in consulenza e basta, tornare ad avere la possibilità di fare l'infettivologia tradizionale per noi è molto importante. Determinante ancora prestare attenzione, le vaccinazioni procedono, abbiamo visto buoni risultati per l'ospedale di Arezzo anche per gli anticorpi monoclonali. No, sugli anticorpi monoclonali che sono terapia, sicuramente l'ospedale di Arezzo è al primo posto nel numero dei monoclonali somministrati e nel numero degli utenti presi in carico. Questo dimostra due cose. Da una parte la qualità dei professionisti, tanto del territorio quanto dell'ospedale, su cui non avevamo dubbi ma è una conferma. La seconda, il meccanismo di relazione fortissimo che c'è tra il territorio e l'ospedale. Dimostrazione è il fatto che nelle aziende, nei posti, nei luoghi in cui non ci sono due aziende, un'azienda ospedaliera e un'azienda territoriale, i risultati cominciano ad apparire in maniera un po' più lenta rispetto a quello che succede nella città di Arezzo. Tutti i giorni in prima linea si incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Direi di sì, perché oggi abbiamo le vaccinazioni, abbiamo gli anticorpi monoclonali, conosciamo meglio, diciamo, i meccanismi della malattia, per cui devo dire i risultati che stiamo vedendo sull'impatto da parte del Covid in ospedale nel territorio è conseguenza di questo. Poi dico sempre, manteniamo un po' di buonsenso e quello da parte di tutti ci vuole. Nonostante comunque, dottore, le riaperture, siamo praticamente, si torna al ristorante, tutto, i numeri stanno andando bene? I numeri stanno andando bene. L'unica invito che faccio utilizzando i vostri microfoni è questo. Stranamente c'è una certa parte delle persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni che sono più resistenti, è un dato nazionale, non è un dato toscano, però la Toscana e la Sud-Est non fa eccezione. Per questo abbiamo organizzato delle week Pfizer che ripeteremo questa settimana e stiamo lavorando per ripeterli anche la prossima. Ricordo che le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni che volessero vaccinarsi potranno farlo senza bisogno di prenotare, ma presentandosi direttamente lì. Una cosa particolare su cui vorrei segnalare la vostra attenzione è questa. Sono stato contattato da una signora che ha perso il marito con il Covid. È stato un incontro particolarmente intenso. Nel corso di questo incontro la persona mi ha detto che il marito aveva rinunciato al vaccino Astra. Il Covid l'ha preso dopo aver rinunciato a questo appuntamento. Lo dico perché nelle fasce di età sopra i 40, insomma 60-69 è proprio una fascia centrale, il Covid ci ha dimostrato che non è facile da superare e quindi scongiurare un evento mortale è fondamentale. Quindi l'invito che faccio alle persone della fascia 60-69 è quella di aderire alla vaccinazione. È uno strumento che ha dimostrato la sicurezza e le riaperture sono un segno indiretto o diretto forse di quanto la vaccinazione impatti sul contrasto al virus. Come sarà riorganizzata quest'ala del San Donato? Allora, quest'ala del San Donato avrà le malattie infettive al piano 0 e al piano 1. Al piano 2, che in questo momento occuperanno le malattie infettive provvisoriamente, sarà destinato alle degenze specialistiche. Qui operavano ematologia e gastroenterologia, che invece adesso stanno in una degenza multidisciplinare. L'obiettivo è quello di consentire loro di espandersi opportunamente in rapporto alle esigenze di salute della popolazione. Direttore,
Marconi, quanti di questi numeri che si stanno abbassando dipendono dai vaccini o dipendono da un data che comunque ha calato? Quanto in percentuale, se avete fatto una stima? Io sono convinto che l'impatto della vaccinazione è quello più importante. Poi è ovvio, stiamo parlando di un virus, il coronavirus, e la famiglia del coronavirus che ha, come dire, una sensibilità di tipo stagionale, quindi generalmente nei periodi caldi tende comunque ad affievolirsi, a trasmettersi di meno per svariati motivi, perché stiamo più all'aperto, perché alcune le temperature possono anche essere, diciamo, impattanti su questo, però non ci sono dubbi che noi abbiamo visto anche, diciamo, due mesi fa una riduzione importante dei ricoveri delle persone che erano state vaccinate, per esempio tra gennaio, febbraio e marzo. Quindi parliamo degli ottantenni, trentantenni, settantenni. Quindi questa dimostrazione che l'impatto importante della vaccinazione non si discute. Grazie.